Bene, bene, di nuovo insieme con noi Ario Costa, presidente della Consultinvest Pesaro. Buongiorno Ario, ben trovato in diretta Radio Arancia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, non so se ascoltavi in fase di presentazione della nostra intervista, dicevo una salvezza voluta, fortemente voluta, sofferta, tanto che si può paragonare quasi, non dico la conquista di uno scudetto, ma un campionato di vertice, perché è veramente stata dura, no? Ma alla fine con merito ci siete arrivati. Beh sì, adesso non dobbiamo esagerare, perché veramente vince uno scudetto e ha un altro sapore, però sì. Diciamo che per noi in questi anni purtroppo salvarsi è sempre comunque qualcosa di molto bello, importante, aggiungerei doveroso, e quindi ci siamo riusciti anche quest'anno con grande fatica, perché poi purtroppo sappiamo che lo sport è abbastanza, come dire, imprevedibile. Pensavamo di fare un po' meglio, in realtà ci siamo trovati sempre nella mischia lì, appunto, per non retrocedere. Però è andata e adesso guardiamo avanti. Pensavate di poter far meglio, no? Per quello che era il roster a disposizione del vostro allenatore, sicuramente per quello che era il blasone e la forza comunque di questa squadra e di questa società. Ad un certo punto eravate quasi certi della salvezza con largo anticipo, poi tutto è stato rimesso in discussione e tutto in qualche maniera poi avete ripreso fortemente in mano per arrivare all'obiettivo. No, proprio una stagione dove, insomma, non c'è stato da annoiarsi assolutamente, Ari. No, assolutamente no, ma hai detto bene, all'inizio avevamo programmi un po' più sereni e poi strada facendo, purtroppo perdendo delle partite che forse potevamo e dovevamo vincere, ma purtroppo, ribadisco, lo sport è strano per questo, siamo rimasti coinvolti nel fondo della classifica e a un certo punto si era fatta veramente difficile. Poi siamo stati molto bravi, perché nel momento peggiore abbiamo tirato fuori ognuno di noi l'orgoglio, le capacità e la volontà di non mollare nulla, e ce l'abbiamo fatta. Ecco, da questa stagione che cosa bisogna salvaguardare in prospettiva futura, no? Adesso, a parte i giocatori, immagino che già starete lavorando, cioè cosa insegna questa stagione di sofferenza e di obiettivo raggiunto, che sarebbe quello della salvezza? Ma guarda, io faccio un discorso proprio oggi, credo ieri, oggi, come questi giorni, sono venuti fuori i dati del Repubblico, di tutti i palazzi dello sport, e siamo risultati ancora una volta al secondo posto come numero di persone, quindi credo che noi dobbiamo salvaguardare questo patrimonio enorme che abbiamo, dobbiamo cercare in tutti i modi di accontentarlo un po' di più, di farlo soffrire un po' di meno, perché veramente per noi loro sono, è la risorsa più bella, più importante, e quindi mi piacerebbe, ecco, cercare di ripartire da loro e cercare di metti nelle condizioni di divertirsi un po' di più di questi ultimi anni, però noi ce la mettiamo tutta, non è facile. Senti, state già pensando, poi non ti rubo molto altro tempo, Ario, al futuro imminente, cioè la prossima stagione, immagino un po' di riposo meritato, però da cosa si ripartirà? Dallo stesso allenatore, dallo stesso staff? C'è già un numero di giocatori che, insomma, sono confermati per la prossima stagione? Punterete ancora sui giovani? Che tipo di programma state mettendo in essere? Ma di sicuro, allora, ci piacerebbe intanto ripartire da qualche giocatore che ha fatto quest'anno qui con noi, e per quello che riguarda lo staff, ma direi più che altro il capo allenatore, perché per quello che riguarda lo staff rimane invariato, e per quello che riguarda il capo allenatore stiamo ancora riflettendo sulla cosa, non abbiamo ancora avuto, come dire, la voglia, non la voglia, ma la possibilità, perché di confrontarsi per capire, insomma, quello anche. Esatto, in questo momento qui stiamo pensando soltanto al budget da formare per poi andare a spendere i soldi, perché altrimenti giusto, non si può fare, almeno noi lavoriamo così, quando abbiamo capito che disponibilità economica abbiamo cominciamo a fare la squadra, quindi l'allenatore, tutti quelli che... Però in linea di massima, ripeto, lo staff rimane quello che è un dubbio, o meglio un punto di domanda sul capo allenatore. Giocatori speriamo di avere la possibilità di tenere qualcuno dei vecchi inteso dalla stagione scorsa, e quindi vediamo, insomma, a breve, insomma, cominceremo. A breve, insomma, metterete mano su quello che è il futuro di questa Consultinvest. Dicevi, è fondamentale avere il budget prima di fare le scelte, e ad oggi è un budget che vi permetterà di fare quale tipo di campionato, al di là degli interpreti, al di là del primo allenatore, di quello che sarà il roster dei giocatori, dicevamo.
è una domanda che non so risolverti perché dobbiamo ancora definirlo, quindi siamo in trepida, come dire, in trepido lavoro per cercare di portare a casa il più possibile. Situazione che non è facile perché insomma purtroppo l'Italia ancora non si è scrollata di dosso tanti problemi che purtroppo insomma colpiscono aziende eccetera eccetera eccetera. Vincenzo, ancora prematuro, ancora presto capire bene il budget che si avrà e di fronte a questo poi si farà la squadra, come è giusto che sia, ripeto, perché è fondamentale avere l'opportunità ecco, di avere prima un budget certo per poi spendere soldi in maniera decisa, precisa, senza fantasticare o ipotizzare certi investimenti che poi magari non si possono fare. No, anche perché ci siamo sempre dati questa regola ferrea noi del CBA, non si spendono i soldi se non si hanno, ma non nei giocatori, in nulla, neanche nell'acqua minerale. Se non abbiamo i soldi per comprare l'acqua minerale non la compriamo. Bene. Questo è una regola che ci siamo dati perché non vogliamo dire, poi mettere in difficoltà tutto il sistema. Grazie ancora Ario, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.